Ad illustrare una iniziativa che Forza Italia ha deciso di organizzare insieme al Partito Radicale Italiano per affrontare l'emergenza carceri nel nostro paese. Purtroppo aumentano i suicidi, l'ultimo è successo nel carcere di Prato ieri, l'altro ieri c'era stato un altro suicidio. È un tema che viene affrontato attentamente dal governo e quindi è parte integrante del nostro programma politico quello di intervenire sulla situazione carceraria, che è una situazione allarmante nel nostro paese. Il governo naturalmente sta cercando di mettervi rimedio, non è facile perché c'è un'edilizia carceraria che risale a decine di decenni fa, c'è una popolazione carceraria molto alta nel nostro paese e proprio perché gli edifici carcerari sono edifici obsoleti, c'è una condizione di promiscuità e di difficoltà che rende difficile il rispetto dei diritti del detenuto. Questo non significa che noi non vogliamo che ci sia l'esecuzione della pena, perché chi ha sbagliato è giusto che espii la propria colpa, ma non vogliamo neanche che il carcere peggiori la situazione. Il carcere deve avere comunque una funzione rieducativa, anche se non è facile. Quindi organizzeremo visite in molte carceri italiane durante l'estate. I nostri parlamentari, consiglieri regionali, quindi servirà questo a fare un esame della situazione. Incontreremo naturalmente i direttori, incontreremo i detenuti, la polizia penitenziaria, tutti gli operatori, i garanti dei detenuti e i giudici di sorveglianza. Questo è un altro problema, quello dei giudici di sorveglianza, che non va assolutamente sottovalutato.